Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo tutorial. Con l'imminente uscita al cinema di Iron Man 3 ho finalmente deciso di fare questo tutorial che mi avete richiesto praticamente tutti quanti, sia su YouTube che su Facebook, ovvero il casco di Iron Man. C'è da dire innanzitutto che per fare questi tipi di caschi ci sono due metodi. Il primo è quello che vedremo oggi, che è quello un po' più complicato ma che darà i risultati migliori. Il secondo è quello usando le materassine che si trovano al Decathlon, quelle da yoga, che vi farò poi vedere magari in un video futuro. Ora però iniziamo subito con la lista dei materiali che ci servono. La prima cosa di cui abbiamo bisogno è il programma Peppa Pura Designer, che si recupera facilmente su internet. Successivamente abbiamo bisogno dei file PDO dei caschi che vogliamo realizzare. Anche questi li trovate tranquillamente su Google cercando il nome del casco più Peppa Pura oppure più PDO. Abbiamo poi bisogno del cartoncino che consiglio in sostituzione alla carta perché è più pesante e più resistente, e la resina poliester con catalizzatore che potete trovare tranquillamente al self o al lobby, dei fogli di fibra di vetro e dello stucco poliestere chiamato anche stucco per metalli, che trovate anche questo tranquillamente al self, e infine i colori acrilici metallizzati con cui vogliamo pitturare il nostro casco. Apriamo dunque il nostro programma, che è appunto Peppa Pura Designer, che è recuperabile facilmente da internet, e facendo file open importiamo il progetto del casco che vogliamo realizzare. Nel nostro caso è il casco della Mark 8, la Mark 42, direttamente da Iron Man 3. Aprendolo noterete subito che sulla sinistra è presente il modello in 3D del casco, mentre a destra sono presenti i singoli pezzettini che compongono appunto l'elmo. Tra le varie opzioni che vi consiglio di abilitare sono, c'è Others, Texture On Off, che abilita e disabilita la texture colorata, ma questo poi dipende da chi ha realizzato la texture, se l'ha inserita oppure no. Cosa fondamentale prima di stampare il tutto sono questi vari passaggi. Andando sul 2D menu dovete controllare che sia spuntata l'opzione Show Flaps. Show Flaps, come potete vedere, abilita e disabilita le linguette dei vari pezzi, cosa fondamentale se poi vogliamo unirli adeguatamente. Andando sempre sotto 2D menu io vi consiglio caldamente di abilitare Show Edge ID. Show Edge ID vi aggiunge nei vari pezzi i numerini, questo è per farvi capire subito e più rapidamente quali pezzi verranno uniti insieme e in quali punti, per evitare di farvi appunto smattare. A questo punto andate su Setting, Print and Paper Setting, e andando su Paper Size selezionate il tipo di carta su cui volete stamparlo. Io di solito uso sempre il cartoncino A4, quindi selezioniamo A4, diamo l'ok e come potete vedere ridimensiona i rettangoloni tratteggiati. A questo punto non ci resta che centrare i vari pezzi in modo da farli stare all'interno. Questo è un lavoro lungo che poi dovete fare voi. Una volta centrate potete vedere se mandarlo in stampa, oppure se la misura non vi va bene potete andare su Change Scale e andando su Scale Factor potete inserire le dimensioni precise in millimetri e cambiare appunto le dimensioni dei file. Se no, andando su Increase Scale o Decrease Scale potete aumentarlo o rimpicciolirlo di 10%. Una volta appunto centrare tutti i pezzi potete mandare in stampa, quindi andate su File, Print e manderete in stampa tutti i vari singoli pezzi. A questo punto dovremo avere tutti i singoli pezzi stampati sui nostri fogli in cartoncino e non ci rimane che iniziare a ritagliarli seguendo le linee guida. Una volta ritagliati tutti i pezzi li uniamo seguendo i numerini e le apposite alette, e io vi consiglio di usare del Super Attack in quanto asciuga molto più in fretta ed è molto più pulito della normale con la stick. Una volta uniti tutti i pezzettini di carta dovrete avere più o meno una cosa del genere. Questo però è già stato vetro resinato, un passaggio che vedremo adesso. Possiamo dunque iniziare la fase di resinatura. Mi raccomando ragazzi, ogni volta che trattate resine, stucco e materiali chimici usateli in ambienti ben arieggiati, muniti di mascherina e guanti in lattice. Iniziamo passando un primo strato esternamente al casco e lo lasciamo asciugare per 24 ore. A questo punto prendiamo i fogli di fibra di vetro e li tagliamo in tanti piccoli pezzettini. Diamo poi una mano di resina internamente al casco e con la resina ancora bagnata appoggiamo i pezzi di fibra, che copriremo nuovamente con uno strato di resina. Passate 24 ore, a questo punto il casco sarà ormai duro e potremo iniziare con la fase di stuccatura. Per quanto riguarda lo stucco, io vi consiglio sempre di catalizzarne un po' alla volta perché ci mette pochissimo ad asciugare e non vorrei che lo buttaste. Aiutandoci con una spatola lo stendiamo sopra il casco. Nella fase che state vedendo lo sto stendendo sopra un casco di magneto perché per problemi di tempo non ho potuto finire la Mark 42, però il processo rimane pressoché identico. Una volta asciutto e se l'avete catalizzato bene, che ci metterà più o meno un'ora, un'ora e mezza, potete iniziare con la fase di scartavetramento. Quindi munendovi con della carta vetro, partendo da una grana più grossa fino ad arrivare a una grana più fine, iniziate a scartavetrare il casco fino a renderlo il più omogeneo e il più liscio possibile. Una volta terminata questa fase non ci rimane che verniciarlo con i nostri colori acrilici. E questo è il casco finito. Per ragioni di tempo non ho potuto finire purtroppo quello dell'ultimo film, però i passaggi per fare questo sono stati pressoché identici.
Qua ho in più aggiunto le luci negli occhi. Io di elettronica premetto che non capisco niente, quindi ho semplicemente unito dei LED a un interruttore e una batteria. Qua non so se si vede, c'è una levetta che muovendola, accendendola e spegnendola, si accendono e si spengono gli occhi. Non ho fatto l'apertura motorizzata per il semplice fatto che è molto molto complicato, bisogna aggiungere dei servomotori, bisogna creare un circuito con Arduino, eccetera eccetera eccetera. Con lo stesso metodo che avete visto potete fare tutti i tipi di caschi, basta trovare il file PDO per relativo al peppacura e poi potete fare quello che volete. Questo è il casco del Dovahkiin di Skyrim, che ho costruito esattamente nello stesso modo. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video con un commentino qua sotto, lasciate dei mi piace, e per tutti quelli che si iscriveranno al canale e condivideranno il video su Facebook, vi regalo un casco di Iron Man. No, non è vero, sarebbe impossibile fare caschi per tutti, però voi fatelo lo stesso. Ciao! Affanculo, che male! Ah.